Non c'è cosa più divina che la carbonara la mattina. Pepe abbondante, io l'adoro. Namo col burro? Fa una cosa, regà, non trucida. De più! Ragazzi, sono Mocio, bentornati a Big Italy, il programma di cucina più umile di YouTube Italia. Oggi vi vedremo una ricetta, direi, storica. Una delle più cremose e desiderate, perfetta per cena, per pranzo, per colazione, che sicuramente più vi ha fatto litigare con i vostri amici. Parliamo infatti della carbonara. Ho fame, mamma. Veramente. Ragazzi, sto per svelarvi un segreto che potrebbe confondervi. Ma prima ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, mettere un bel mi piace subito a questo video. Adesso è l'ora della verità, ragazzi. La carbonara viene dagli Stati Uniti. Dopo la sigla, il perché. Andremo quindi oggi ad eseguire una carbonara in stile italiano, quindi non l'originale statunitense che prevede il bacon. Sì, romano. Ma invece ci avvarremo di pecorino, grattugiato al momento, ragazzi, sempre non da me, del fantastico guanciale. Non è né bislunga né quadrata, è un po' una fettina. Uova, ce ne sono 12, ce ne faremo bastare. Spaghetto, ragazzi, perché secondo me la carbonara con lo spaghetto ha proprio quel feeling. Poi del sale in versione fina e grossa, voilà. Del pepe grattugiato fresco sempre. E naturalmente la nostra affidata panna. Panna? La panna non ci vuole. Procedimento. Ingrediente fondamentale della nostra carbonara, ringraziando i ragazzi di Carbo Gang che supportano questo tipo di procedimento, è la carbo crema, che si fa con le uova. Mi raccomando, anche qui ve lo dico sempre, ragazzi, se avete la nonna che ha le uova fresche, tanto meglio, perché arrivano direttamente da dove sapete voi. Andiamo quindi adesso a dividere i tuorli dagli albumi. Discussioni epiche se sia giusto usare il tuorlo o l'albume. Io uso solo i tuorli, perché mi viene una carbonara un po' più tosta, un po' più carbocremosa. Aspetta che non so dove mettere. Butto via anche questo. No. Quindi andiamo a dividere i tuorli dagli albumi in questa maniera sexy sempre, mi raccomando. Per mezzo chilo di pasta io uso 6-7 tuorli. Di solito si dice uno per etto, più uno per la pentola e uno per me. No! Ragazzi, ho deciso di fare 8. Dovete sapere che sono le 11 di mattina e quindi questa carbonara servirà da colazione. A me coglioni! Non c'è cosa più divina che la carbonara la mattina. Funziona con tutto questo detto, eh? A questo punto andiamo a eseguire la carbocrema. Quindi ci dotiamo di pecorino in quantità industriale, mi raccomando, grattugiato bello fine, perché dobbiamo andare a creare veramente una crema. Con i nostri tuorli, in questo modo. Domanda antipatica numero uno dei vostri amici che sicuramente vi avranno fatto. Io ci metto il parmigiano. E tu sei un grandissimo. Noi ci mettiamo il pecorino, ragazzi, perché la tradizione vuole che Roma, Lazio, pecorino romano, no? Che poi si faccia in Sardegna un altro conto. Però noi ci mettiamo il pecorino romano. Preferisco il pecorino perché è molto, un po' più aggressivo, un po' più ignorante anche. Sai quando ti lascia quell'asfalto proprio nella bocca? Lo preferisco per questo. Intanto possiamo vedere la nostra carbocrema. Vedete, si deve creare proprio questo, ancora un pochino di più secondo me, tra l'altro, grado di densità. Dobbiamo andare a esagerare un pochino, renderla quasi marmorea, perché poi la andremo a stemperare con un altro ingrediente di cui non vi dirò il nome. La nostra carbocrema, direi che è absolutely perfetta. A questo punto andiamo a fare con aggressività, direi, ragazzi, questa cosa. Pepe abbondante, io l'adoro, quindi esagerate pure. Mettiamo ancora un po' di pecorino, dai. Non facciamoci mancare nulla. Va bene, quindi abbiamo risposto al primo mito sulla carbonara, ovvero pecorino parmigiano. La mia risposta è pecorino. Ma non ci interessa più. Mettiamo da parte la carbocrema. Domanda dall'amico in piccione numero 2. Guanciale, pancetta o bacon? Ah, sì, scusate. Secondo la mia modesta opinione, ci va il guanciale.
Però, come vi ho ricordato prima, ragazzi, la carbonara nasce da un sogno americano. Ovvero, le truppe americane che, arrivate in Italia, ci hanno deliziato con i loro fantastici ingredienti tipici. Quindi la carbonara, lo devo dire? Lo dico? La carbonara nasce con il bacon. Noi andiamo però, come ho detto prima, a fare la nostra versione italiana fantastica con il guanciale. Quindi prendiamo una padella e andiamo a riscaldarla sul nostro fuoco fantasticamente potente, già a temperatura incandescente infatti, e ci aggiungiamo il nostro fantastico guanciale. Questi, ragazzi, sono circa 400 grammi di guanciale. Non c'è necessità di aggiungere olio. Il guanciale deve andare a cuocersi nel suo stesso grasso. Che bella cosa che ho detto, eh? Quindi andiamo solamente a, prima di tutto, sentire il suono dell'amore che ci chiama. Ciao, ciao. Ciao tesoro. Distribuiamo il guanciale su tutta la pentola. Come me medesimo, lo dobbiamo far sudare il più possibile. Trasudare tutto l'amore che ha dentro. Ce lo deve donare. Una delle mie scene hot preferite. Questo è tutto grasso che cola, come si suol dire. Mojo, ma il guanciale lo fai croccante? Ovviamente sì. Sì, direi che ci siamo, quindi via dal fuoco. Il nostro guancialino è diventato una patatina croccante. Guardalo qua. Pentola fuori dal fuoco, lo togliamo. E allora voi adesso mi direte, vabbè, prendiamo il grasso e lo buttiamo via. Come vi avevo preannunciato, manca un ingrediente più dolce di un Harmony, direi un romanzo d'amore, il guanciale, che ha trasudato il suo grasso, che noi porteremo di nuovo in vita per farlo diventare parte integrante della carbocrema. Iniziamo con un cucchiaio e diamo una mischiatina. Prima di fare questa operazione lasciate un attimo stemperare la temperatura hot di questo fantastico liquido primordiale, se no rischiate di fare una frittata. Ci siamo, vedete che la nostra cremina adesso sta diventando un po' più melliflua. Mamma mia, cos'è? Secondo me ce ne va ancora un pochino. Signori, vi presento la carbocrema. Assolutamente meraviglioso. Ma ce ne metto ancora un po', perché sono una persona insicura quando si parla di grassi. Voilà! Allora, spostiamo questo. Perché quello lo butti. Ragazzi, non si butta via, assolutamente. Prima di tutto potreste usare questo simpatico concentrato d'amore per guarnire le vostre ricette di carne, per dare un po' un saporino più delicato. Oppure potete congelarlo, ragazzi. Potete fare dei cubetti di grasso di guanciale da riutilizzare per le vostre fritture carbonare, carbocreme e quello che volete via discorrendo. Quindi adesso, sai cosa faccio? Mi faccio un bel martini con il grasso del becco. Scusa! Stiamo arrivando al momento clou della ricetta e dobbiamo fare gli spaghetti, ragazzi, gli spaghetti alla carbonara. Quella santa donna di mia nonna, quando tornavo da scuola, alle superiori, era sempre, sempre così. Nonna, sto arrivando con un amico, mi fai qualcosa al volo, una roba leggera, perché poi pomeriggio dobbiamo studiare, quindi non so. Ecco! Me l'hai detto all'ultimo, adesso non so cosa fare. Puntualmente si tornava a casa, c'era un chilo di spaghetti alla carbonara. E mia nonna sempre, sai, me l'ha detto all'ultimo, non sapevo cosa cucinare, ho fatto qualcosa così al volo. Pomeriggio, stesi, 3 ore. Nonna, sei sempre la numero uno. Ma andiamo a cuocere la nostra pasta. Direi facciamo una dose alquanto semi-generosa, oserei dire, me lo passate. Mi hanno detto che sono quasi mezzo chilo. Non ho capito chi ha preso questa decisione. Ah, forse perché è colazione. Va bene. Noi andiamo violentemente con il nostro sale grosso. Diamo una prima rimestatina. Domanda del ficcanaso numero 3. Io preferisco il rigatone. Naturalmente il rigatone è un'ottima scelta. Come sappiamo, il sugo tende a penetrare all'interno e quindi a dare un tutt'uno con il boccone. Ma secondo me la goduriosità nell'arrotolare la forchetta e nel prendere la crema, il guanciale, il pepe, il pecorino, il rigatone non te la dà. Il rigatone è un po' più da solista. A me invece piace un po' più prendere un bel cestino di spaghetti e poi fare quello che sappiamo tutti. Quindi preferisco un po' quell'idea di unità che si viene a creare con lo spaghetto, che il rigatone invece non mi dà. Mi dà un po' più l'idea del solista, di quello che vuole starsene delle sue. Insomma, preferisco gli spaghetti, non scherzami. Due consigli super utili per quanto riguarda gli spaghetti. Numero uno, andiamo a togliere un po' di acqua di cottura. Facciamo, oddio, scotta all'inverosimile. Facciamo due
cucchiaioni, mestoloni, e ce li mettiamo da parte. Ci serviranno poi quando andremo a mantecare il nostro spaghetton. Consiglio numero 2, che riguarda quindi la mantecatura, è la cottura dello spaghetto. Tiratelo fuori un paio di minuti prima che sia cotto. Trascorsi circa 8 minuti, ragazzi, i nostri spaghetti sono pronti e andiamo a trasferirli nella pentola famosa che contiene ancora tutto il nostro grasso del guanciale. Ci sono i ragazzi dietro le telecamere che mi stanno guardando come se volessero, ma non vedo se volete mangiare me o la carbonara. Ma risolveremo questo dubbio tra poco. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Mi sento un po' Sanpei in questo momento. Andiamo quindi, ragazzi, ad accendere la fiamma, in questo caso virtuale, con i nostri spaghetti, il grasso del guanciale, e aggiungiamo quel famoso pizzico di acqua di cottura. Dopodiché, con gesto estremamente sicuro, andiamo a fare una prima mantecatura in questo modo, abbastanza semplice, oserei dire. Prendiamo la nostra acqua che intanto sta per esplodere. Dovete cercare di lasciare, mi raccomando ragazzi, lo spaghetto leggermente umido, perché l'umidità farà sì che poi la nostra carbocrema ridiventi ancora più cremosa. La vedete come si è bella unta? Fuoco spento e via la pasta dalla fiamma. Momento fondamentale, ragazzi. Silenzio in sala. I nostri operatori ci hanno dato l'ok, l'avvocato, il giudice Santilichieri, che salutiamo. Siete comodi, ti prego. Carbocrema, andiamo ad aggiungerla. Suono dell'amore. Madonna, che silenzio religioso. Voilà. Guardala che bella. Un goccettino d'acqua ancora. Beh, direi che questa cremetta non è male, eh? Per finire, ragazzi, pecorino a profusione e una pepata storica. Ultima rimestatina. Una pioggia, una cascata di diamanti, mi verrebbe da dire, ma in questo caso è pancetta croccante. Mettiamo una prima dose, dopodiché mescolatina. No, ragazzi. Il nostro fantastico guanciale croccante, le nostre chips, perché trasudano ancora, guardate che roba. Voilà! Non vi resta altro, ragazzi, a questo punto che andare a litigare con i vostri amici, sedervi davanti a una televisione triste, mangiare la carbonara in un piatto bianco, di ceramica, forse, non so, quelli della nonna. Ragazzi, non ce la faccio, neanche con la carbonara. Già non abbiamo fatto la versione originale con il bacon, figurati se adesso ve la vado e la mangio così in un piatto. Quindi ho deciso di romanizzare la carbonara al quadrato e di passare al lato oscuro inserendola in una pizza romana. Dai, riga! Andiamo col burro? O mettiamo in pentola? O accendo? Non so se si dice così, ma lo accendo. Duvezzi? Famo tre? Vabbè. Una cosa trucida! Partiamo col burro? O famo scioglie? Si dice scioglie? Non lo so. Raga, scrivetemi nei commenti se il mio romanesco è da infame. Un altro pezzettino di burro. Tocca spicciasse perché la carbonara si fredda, eh? Andiamo, tagli. Quando il burro sta quasi sciorto, prendevo il nostro pezzo di focaccia e io mettevo. Io famo diventare bello scrocchiello, raga, eh? Tacci, due le scotte. Oh, dai, raga! Questo baffan. E che c'è di più romanesco della pizza romana con la mortazza, raga? Pigliamo la mortazza, la mangiamo, la mettiamo la nostra pizza romana lucidissima. Che pigliata, mortacci, che buona. Se pigliamo la nostra carbonara, che se stava tutta in frascia, famo una cosa, raga, non trucida. De più! Mettiamo pure un po' di pecorino. Che non gli ha metto una burrata? Che te pare? Il fiore del burro. Raga, ma che stiamo a fare? Che gli vuoi dire sta carbonara? Andiamo a chiudere la nostra pizzetta. La spolveratina di pecorino. Per ultimo. Davvero uomo. Ragazzi, questa è la mia carbonara. Ragazzi, siamo arrivati al momento dell'assaggio di questa fantastica carbonara, che più non è una carbonara ormai, ma è diventato un manifesto della romanità. Peso specifico rilevante, ed ora per l'assaggio andiamo con la presa dei migliori Sylvester Stallone di Cliffhanger a fare questa cosa. Ragazzi, l'intento... Mamma, che buona. Grazie al burro la nostra focaccia romana è diventata ancora più croccante. È un sapore delizioso. La pasta è rimasta bella scioglievole. La mortazza è a morte sua. La burrata ti dà alla fine quello un po' senso di slavigiatino che ti lava la gola e ti rende pronto ad un altro morso. Abbiamo voluto prendere la carbonara e trasformarla in un cibo di strada. Perché devo essere in casa? Non posso essere in giro ammirando il Colosseo, le magnifiche opere della nostra Roma? Così comodo mangiando un... focaccia romana alla carbonara. Non avete idea?
Ragazzi, questa era la mia versione in carbonara. Vi invito nei commenti a segnalarmi tutte le vostre modifiche, personalizzazioni o goduriose varianti di carbonara. Noi ci vediamo al prossimo episodio. I prossimi video saranno ancora peggio. Dai, raga! Aspetta, non andartene. Ci sono nuovi episodi di Mochos Big Italy pronti per te. Mochos.